La ricerca teorica si occupa, nello specifico, di analizzare lo statuto epistemologico della pedagogia e il rapporto della pedagogia con le altre scienze. La necessità di definire lo statuto epistemologico è scaturito dalla opportunità della pedagogia di affrancarsi dalla filosofia. È sempre stata la pedagogia, per lungo tempo la pedagogia ha rappresentato il lato prassico della filosofia, l'ancella della filosofia. La ricerca teorica ha fatto in modo, attraverso una identificazione delle categorie concettuali della pedagogia, di dare alla pedagogia identità di scienza. Quindi la ricerca teorica ha cercato di identificare innanzitutto l'oggetto della pedagogia. Ogni scienza, per essere tale, deve avere un suo oggetto specifico. La ricerca teorica lo ha individuato nella formazione dell'uomo e della donna per tutto il corso della vita e nei diversi contesti educativi. Ancora, la ricerca teorica ha cercato di individuare anche i metodi di ricerca propri della pedagogia. Li ha individuati nel metodo sperimentale, nel metodo clinico, nella stessa ricerca teorica. Ha individuato ancora i linguaggi propri della pedagogia, che sono tanti: il linguaggio narrativo, il linguaggio metaforico, il linguaggio descrittivo. Insomma, la ricerca teorica ha fatto in modo che la pedagogia si configurasse come scienza, altra rispetto alla filosofia. Oltre a questo, la ricerca teorica ha analizzato il rapporto esistente con le altre scienze. La pedagogia, infatti, non può fare a meno di relazionarsi con i saperi, di attingere ai saperi delle altre discipline, perché se l'oggetto è l'uomo e la donna, per tutto il corso della vita, è chiaro che non può non fare riferimento alle scienze biologiche, non può non fare riferimento alla psicologia, non può non fare riferimento all'antropologia, scienze tutte che con i loro saperi arricchiscono il sapere pedagogico, chiariscono meglio il processo, permettono di capire, di chiarire le modalità con cui si svolge il processo di formazione dell'uomo e della donna, la pluralità di aspetti e di variabili che intervengono nel processo formativo e le ricadute che questi saperi hanno poi nella prassi, nella concreta prassi educativa. Un altro aspetto importante, altro oggetto di analisi della ricerca teorica, è la complessità appunto della pedagogia. La pedagogia è una scienza fortemente legata al contesto, è una scienza che mira all'emancipazione dell'uomo e della donna, e per raggiungere questo obiettivo, per raggiungere questa emancipazione, non può non fare riferimento al contesto sociale, culturale, economico all'interno del quale si svolge la vita dell'uomo e della donna. E quindi è anche una scienza che analizza il contesto e lo fa con la ragione. È una scienza la pedagogia è una scienza, direbbe Bertin, aderente alla realtà ma fedele alla ragione nello stesso tempo.
Per questo motivo che è anche una scienza militante, una scienza che sta sul territorio e quindi che vuole, che provoca il cambiamento.